Buona serata, gentili telespettatori di Teleantenna. Eccoci con l'edizione del telegiornale di Trieste che apriamo subito con la nuova maxi rissa in città, questa volta in via Foscolo, pugni e calci sotto gli occhi dei passanti. C'è stato anche un filmato. Vediamoci allora che cosa è successo nel servizio di apertura del telegiornale. Nuovo episodio di violenza in pieno giorno in centro città a Trieste. Via Foscolo è stata teatro di una maxi rissa, come documentano le immagini diffuse su Facebook dal gruppo Trieste United Security. A prendersi a calci, pugni e strattoni sono stati due gruppi distinti per un totale di circa 10 persone, tutti all'apparenza di giovane età. Si è trattato di un crescendo di violenza e ora la questura vuole vederci chiaro. Sono già scattati gli accertamenti per verificare cosa sia accaduto realmente e quali possano essere stati i motivi scatenanti della zuffa che è venuta sotto gli occhi impauriti e increduli di passanti e automobilisti fermi al semaforo. Si vede chiaramente qualcuno scostarsi dal gruppetto per paura di finire nella mischia. Dopo una decina di minuti la situazione si è normalizzata e i due gruppi si sono separati prendendo direzioni opposte. La cronaca ci porta a parlare di un VIP, definiamolo così, Franco Sancin, noto nell'ambiente della moda appunto per le sue cinture, è stato arrestato a Bogotà per degli ovuli di cocaina. Sentite. Nel suo intestino c'erano 40 ovuli di cocaina. Il triestino Franco Sancin, 51 anni, noto per le cinture realizzate nel suo atelier a Saint-Tropez in Costa Azzurra, è stato arrestato all'aeroporto El Dorado di Bogotà, in Colombia. Sono stati gli agenti della narcotici a rinvenire il quantitativo di droga inserito da Sancin attraverso una radiografia. Il tutto oltre 1,5 chili di cocaina purissima. L'uomo era diretto in Europa e resterà dietro le sbarre nel carcere colombiano per non meno di 3 anni. Ne ha dato notizia proprio il quotidiano locale, Il Piccolo. Tra i clienti di Sancin anche Ivana Trump, Sarah Ferguson e gli stilisti Dolce & Gabbana. Le cinture erano realizzate con pelle di razza. Dopo aver fatto il check-in, due agenti hanno avvicinato Sancin invitandolo a sottoporsi a una radiografia che appunto ha consentito di scoprire una 40 di ovuli di coca nell'intestino dell'uomo, accusato di traffico internazionale di droga. L'atelier è stato chiuso e i locali svuotati. Nella tarda serata di ieri, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Monfalcone è stata allertata da due conduttori di unità da diporto, rispettivamente attraverso il numero blu 1530 e attraverso il radiocanale 16, entrambi perché avevano il motore in avaria. In particolare, in mattinata, era stato prestato soccorso a una unità da diporto di circa 7 metri con 5 persone a bordo, di cui due bambini di 8 e 10 anni con motore in avaria in prossimità di Punta Sdobba. Prontamente è stato disposto dalla sala operativa l'intervento del battello pneumatico GCB-44 che in pochi minuti ha raggiunto l'unità. Nel tardo pomeriggio invece, sempre lo stesso mezzo, ha soccorso un attante da diporto di circa 6 metri con le due persone a bordo rimasto con il motore in panne in prossimità della costa del comune di Staranzano. Gli interventi hanno consentito il rientro in sicurezza nei rispettivi approdi delle 3 unità da diporto in difficoltà. È importante ricordarsi del numero blu 1530, fanno sapere dalla Guardia Costiera, che mette in contatto la persona che necessita di soccorso con la capitaneria di porto più vicina. Anche in questo fine settimana la centralina di via San Lorenzo in Selva ha registrato sia sabato che domenica sformenti delle PM10. Nella giornata di sabato la media è stata di 66 microgrammi per metro cubo contro il limite di 50. Domenica invece sono stati 67. Nel pomeriggio si è svolto in prefettura il tavolo della Commissione Ambiente del Senato, dove il Comune di Trieste ha presentato un proprio documento. Sembra quasi una presa in giro ai residenti di Servola il voler installare dei nasi intelligenti per verificare l'odore dell'aria. Basta andare in tutta l'area di Servola e buona parte di Valmaura in ogni momento, per non parlare poi dei giorni in cui l'odore coinvolge gran parte della città, portato dai venti, per capire che i nasi intelligenti siano una stupidaggine. Anzi, la loro installazione sembra quasi voler dire ai cittadini dell'area che l'odore se lo sognano. Fuori dalla prefettura parecchie persone guidate dal circolo Miani hanno protestato per una situazione insostenibile. Ricordiamo che l'omologa ARPA slovena ha stilato molte relazioni su quanto siano pericolose le emissioni della ferriera
e come una grande parte della popolazione di bambini, circa un terzo si sia ammalata di malattie croniche legate alla respirazione, asseribili proprio alle emissioni dello stabilimento Servolano. E come se non bastasse, quelle due conferenze stampa indette un anno fa dal pubblico ministero Federico Frezza, il quale dichiarava che dalle indagini era emerso che 83 dipendenti della Ferriera morirono di malattie ascrivibili proprio al lavoro svolto nello stabilimento. Dopo un anno non c'è ancora neanche un indagato, nonostante questo. Ma non possiamo ricordare le decisioni della procura udinese sulla situazione della Caffaro di Tor Viscosa. La cronaca invece per questa mattina è una brutta disavventura per un esemplare di capriolo femmina che è stato recuperato e messo in salvo dai volontari della protezione animali. L'animale di circa 30 kg stava nuotando stremato nelle acque stagnanti del lago degli Cigni al castello di Miramare. Potrebbe essere scivolato dentro mentre cercava di abbeverarsi, ma si tratta solo di una ipotesi. Il capriolo ha tentato di uscire dal lago senza però successo. I volontari, aiutati anche da due dipendenti del castello, hanno accompagnato l'animale in un tunnel d'acqua dove è stato letteralmente ripescato. La femmina di capriolo ha così potuto guadagnare rapidamente il bosco, dove i volontari lo hanno ritrovata poco dopo, accucciata nell'erba ma in buone condizioni di salute. E ora cambiamo decisamente pagina, parliamo di lavoro, il lavoro per quanto concerne le donne. Mercoledì ci sarà la presentazione di un progetto con l'assessore Panariti e Poggioli. Sentiamo. L'assessore al lavoro e pari opportunità Loredana Panariti e la presidente della Commissione regionale pari opportunità Anna Maria Poggioli presenteranno mercoledì a 12:30 nella sala tessitori al pian terreno del palazzo di Piazza Oberdan 5 a Trieste il bando Azioni Positive per promuovere il lavoro delle donne. La linea di finanziamento rivolta agli enti locali del Friuli Venezia Giulia per il 2015 è stata rimodulata e sulla base degli esiti delle passate esperienze e alla luce delle riflessioni elaborate dall'assessore in accordo con la Commissione Pari Opportunità sono state introdotte alcune novità. Fra gli elementi innovativi figura la valorizzazione di progettualità che possono considerarsi best practices di territorio. Alla conferenza stampa sono stati invitati a partecipare anche gli enti locali interessati che potranno porre quesiti tecnici proprio utili alla predisposizione dei progetti e alla presentazione delle domande. E ora parliamo invece di Emergency che da Trieste è partita per cercare di dare aiuto a alcune popolazioni in difficoltà, nel caso in Iraq. Proprio a Trieste verrà presentato questo progetto in cui si spiega appunto l'importante lavoro di Emergency. Martedì, con inizio alle 19 al Caffè San Marco di Via Battisti, Raul Pantaleo, architetto e progettista di molte strutture sanitarie di Emergency, racconterà la sua recente esperienza in Iraq e la situazione che vivono le popolazioni rifugiate nei campi profughi nel Kurdistan iracheno. Dal 1980 ad oggi, l'Iraq e le sue popolazioni hanno conosciuto più di un trentennio di guerra, praticamente ininterrotta, che negli ultimi anni si è ulteriormente acutizzata con l'avvento dell'ISIS. Lo Stato Islamico, partendo dalla Siria, ha occupato vaste porzioni di territorio, costringendo alla fuga milioni di persone, che ora vivono in condizioni precarie nei campi profughi allestiti nel resto del paese. Emergency è presente con la sua attività nel Kurdistan iracheno, dove gestisce un centro di riabilitazione e reintegrazione sociale a Sulaymaniyah, avviato nel 1998, data l'elevata presenza nell'area di persone amputate a causa delle mine. Oltre alla cura dei pazienti e all'applicazione di protesi, Emergency favorisce il loro reinserimento nelle comunità di provenienza. Inoltre, dal 2014, offre assistenza sanitaria ai profughi iracheni e siriani in tre campi nelle aree di Arbat e di Kalar. Nelle prossime settimane inizieranno invece le attività di un altro centro sanitario nell'area di Kalar e di un terzo centro sanitario nell'area proprio di Arbat. Anche in questo caso, naturalmente, l'assistenza offerta da Emergency è gratuita e di qualità. I volontari del gruppo di Trieste saranno presenti quindi per fornire informazioni sulla attività dell'organizzazione e sulle modalità di sostegno attraverso il 5 per 1000, la tessera degli amici di Emergency, i bonifici bancari periodici e l'acquisto di gadget. L'appuntamento quindi è per questo martedì 21 alle 19 al Caffè San Marco in via Battisti 18. Andiamo a Muggia invece per parlare di una persona di spicco di Muggia, ovvero Vasco Vascotto, che ha vinto il mondiale e ora c'è chi punta a consegnargli un riconoscimento come il sigillo d'argento.
Vasco Vascotto, velista mugesano, classe 1969, ha vinto il suo azzurra, il suo 25esimo titolo mondiale. Una carriera ed un successo che rendono orgogliosi e che meritano di sicuro di essere coronati con il sigillo d'argento del comune di Muggia. Claudio Grizzon, consigliere provinciale e comunale a Muggia per il PDL, ha salutato con questo entusiasmo il successo di Vascotto al campionato mondiale della classe TP52 che si è disputato a Puerto Portals a Mallorca e lancia una proposta al sindaco. Invito pubblicamente il sindaco Nerio Nesladek, aggiunge Grizzon, a rendersi interprete dell'orgoglio mugesano per i successi di Vasco Vascotto e a invitarlo quanto prima in consiglio comunale per consegnargli questo doveroso riconoscimento a nome di tutta la comunità. Queste nozze d'argento di Vasco con la vela mondiale, sottolinea infine l'esponente del centrodestra mugesano, assumono un valore simbolico, notevole e coronano un percorso frutto di passione, impegno e tenacia che l'atleta mugesano ha iniziato proprio al circolo della vela e che auspico possa essere celebrato anche nella sua Muggia in mezzo ai suoi familiari, ai suoi amici e a quanti lo hanno conosciuto e apprezzato in questi anni. Parlando di sport, parliamo però anche di 300 vogatori per il canottaggio al campionato regionale sprint, un vero successo. Saturnia, Timavo Monfalcone e Canoa San Giorgio di Nogaro, sia nella classifica generale che nei titoli vinti, è il responso del campo barcolano domenica mattina per il campionato regionale sprint sui 500 metri. Una manifestazione di tutto rispetto, quella organizzata dal pool della Sacchetta con capofila l'Adria e coorganizzatori Trieste e SGT in collaborazione con il comitato del Federcanottaggio del Friuli Venezia Giulia, che ha visto la partecipazione di oltre 300 vogatori di tutte le categorie, in rappresentanza di quasi tutti i club regionali e alcuni anche della vicina Slovenia, che hanno gareggiato nello spazio di mare tra lo Squero e il porticciolo di Barcola. Assenti i big impegnati in particolare nei raduni per il Mondiale Under 23, quello Juniores e quello assoluto. Si è potuto assistere dunque a regate appassionanti e che si sono risolte spesso sul filo dei decimi, mettendo in luce soprattutto giovani e giovanissimi protagonisti della stagione a livello nazionale. 10 titoli al Saturnia, primo in classifica con 88 punti, dominatori nella categoria ragazzi, 8 ai Monfalconesi della Timavo, secondi con 74 e protagonisti in campo junior e senior. Terzi i friulani della Canoa San Giorgio, con 6 titoli e 44 punti. Andiamo a Gorizia adesso invece e parliamo ancora di medicina e di oncologia, in particolare di sarcomi. A Gorizia c'è una equipe medico-chirurgica d'avanguardia per la cura dei tumori muscolo-scheletrici, guidata dal dottor Franco Gerlinzoni. A lui abbiamo chiesto le cause di questi tumori, se ci sono insomma dei comportamenti che una persona può adottare in termini di stile di vita per prevenire la patologia e anche le percentuali delle guarigioni. Sentiamo il servizio. Buongiorno, stiamo chiacchierando con il dottor Franco Gerlinzoni, presidente del CIOSM, sul un tema piuttosto spinoso che è quello dei sarcomi, una forma di tumore raro che, come ci diceva poco fa il dottor Gerlinzoni, non è un cancro. La percentuale di incidenza in termini di tumore e di guarigione soprattutto? Sì, diciamo che è sempre un tumore maligno. I cancri si differenziano perché sono istologicamente diversi, derivano da organi diversi rispetto a quello dei sarcomi. Per quanto riguarda la percentuale di guarigione, noi in questo momento con i protocolli terapeutici che attualmente sono adottati dalle più importanti centri, più importanti organizzazioni mondiali, per quanto riguarda l'osteosarcoma, che è il tumore classico dell'osso, che come ho detto colpisce soprattutto gli adolescenti, sia una guarigione in circa 2 pazienti su 3, quindi siamo intorno al 65% dei pazienti che guariscono. Ovviamente questo dipende da quanto è stata precoce la diagnosi, quanto è stata corretta la diagnosi e soprattutto se non vi sono delle disseminazioni a distanza, cioè se l'unico organo che è malato è l'osso. Quando purtroppo l'osteosarcoma si dissemina in altri organi, soprattutto al polmone, le percentuali di guarigione indubbiamente calano. Dottor Gerlinzoni, ci sono delle cause per questo tumore? Qualcosa che un cittadino, un paziente, una persona può mettere in atto per prevenire?
No, non c'è nessuna prevenzione, come ho detto non ci sono nessun programma di screening per questi tumori. Viene ritenuto molte volte che vi sia una correlazione tra gravi traumi, anche traumi banali, con il tumore. In realtà non è assolutamente così, nessun trauma, e questo voglio tranquillizzare tutti, nessun trauma può provocare un tumore. Purtroppo non vi è prevenzione per questo tipo di malattia. E quindi anche lo stile di vita incide o non incide sulla nascita o sviluppo di questa forma tumorale? No, fondamentalmente no, in questi tumori qua non incide lo stile di vita, quindi non vi sono precauzioni da prendere in questo senso. Allora, questa edizione si ferma qui, noi ci ritroviamo con le notizie che arrivano da Udine e Pordenone, vi ringrazio per averci scelti, ma vi auguro anche una buona serata.